This video will be viewing the superior homes in Vicari Puglia. My name is Davo. I am an American living in Italy. I live in northern Italy near Milan with my family of wife and three kids. This channel is dedicated to talking about all things Italian real estate, or well, all things real estate in general. But right now, whereas I live in Italy, it's a large focus of what we have put together here. We talk about things like one-year homes, but often I take my family out and just try to experience and look for, well, good deals in the Italian real estate market. Vicari is located in the province of Foggia, tucked on the east face of a small mountain range. You wouldn't believe it, but these mountains are hiding a few treasures. These treasures include a small lake equipped with a walking path and campsites, multiple picnic areas, an adventure park equipped with an elevated obstacle course, and a panorama that, due to the endless grain fields, allows you to see all the way to the Adriatic with Gargano National Park front and center in the distance. We've already introduced you to Angelo in the previous video if you happen to catch the first video about Vicari's 1 euro homes. If you haven't seen that video, you can go and check the description or use the link in the corner of the video. In this video, you're going to see a number of options for superior homes as we follow Angelo yet again on a community tour. E adesso entriamo nel centro storico del paese, nella parte storica, diciamo, che è stata realizzata in ampliamento del primo nucleo, che è quindi il primo nucleo che va dalla torre alla chiesa. E adesso siamo nella parte bassa della collinetta, diciamo verso il piede della collinetta. E ci abbiamo qui diciamo la porta del pozzo, e c'era proprio una porta che permetteva di entrare nel centro storico e nella parte abitata per proteggersi dalle minacce dei nemici. No. E vediamo una prima casa, una casa in vendita, non una casa a un euro. Not 1 euro, but the neighboring house looks like it would be. Unfortunately, this one beside it was already sold and will be receiving a facelift soon. The property we'll be touring doesn't have the stone facade, but looks like it could be move-in ready with relatively low intervention. We start by entering the living room, which then leads to the kitchen. The bathroom on the main floor is quite small at the moment, which is pretty typical of Italian real estate of this type. The dividing wall isn't a load-bearing wall between the kitchen and the living room and could be modified as desired. You usually need an upgrade to their electrical and water systems, but this is something you'd need to evaluate from project to project. The gas line looks like it is existent and currently visible on the outside of the kitchen wall. Moving upstairs, we immediately find the main bathroom and bedroom. Don't you love the pink tile? Unfortunately, we can't see the condition of the roof system, but Angelo is a geometer and inspects each property in depth before making them available for purchase. So if anyone knows its condition, it'll be him. Feel free to ask some questions. This one bed, two bath, plus kitchen and living room space is approximately 55 square meters, or 600 square feet, and will be sold for 5,000 euro. So this is a really good option. He was explaining that we could take advantage of the bonuses that are happening for restructuring houses. So you've seen here, this was already sold. It has a really, really cool facade. But we will be able to find something similar to this. This is a pretty cool option, though. It does have two sides. It has nice light coming in. So, yeah, it's an interesting opportunity. Quando sono stati fatti queste case? In quale anno? Primo nucleo di insediamento a Vicari, che abbiamo come riferimento la torre, ok? Queste torri, io penso che vanno da 476 al 1000, ok? Quindi diciamo i primi insediamenti intorno a quell'anno. Qui diciamo che siamo fabbricati intorno al 1700-1800, di preciso non si sa. Sì. As you walk the streets, you might notice a few numbers written above the doorways indicating the year in which the doorway was constructed, which gives us some indication of how historic these homes can actually get. Questa quartiere questa ha un nome? Questa piazza? Questa piazza, questo quartiere. Sì, questa si chiama piazzetta centrale, diciamo così. Qui invece siamo in via San Quirico.
C'è la chiesa di San Quirico, una delle prime chiese di Biccari. Lì abbiamo la porta di San Quirico, quindi era un'altra porta del paese, sì, con arco gotico in questo caso. È ristrutturata la chiesa, diciamo, 10 anni fa. Qui abbiamo l'altra casa. Just down the road, a bit closer to where we usually ate dinner while we were staying here in Vicary, we find an interesting home with two accesses, one for the lower floor and one for the upper. Immediately we see arched ceilings which really caught my eye. The area below is comprised of a main section with 3 side rooms used as a bathroom and side storages. Ok, bello. C'è anche energia. Ecco, questo si vede, sì, tipo si vede la muratura, sì. E poi c'è anche sopra. Sì, c'era magari la zona dove c'avevi l'asino, dove c'avevi il maiale, e tu poi... disposti in questa maniera. Sopra c'è un piccolo pacchetto, giusto come di fuori. Quindi 10.000 euro trattabili, penso intorno ai 7-8.000 euro si arriva come trattativa. Ah, come struttura c'è qualcosa che sta crollando o sta abbastanza... No, sta abbastanza bene. Diciamo, c'è da prendere soltanto qualche attenzione sopra su una fessura, ma è soltanto una fessura in nicchia, quindi che va recuperata molto semplicemente facendo una muratura, diciamo, nuova. Siamo cosa c'è di sotto qua? Questo era questo è il tipico, come dire, porcile che avevano le persone, quindi giusto 2 metri quadri basso dove si teneva il maiale. With that said, it's time to check out the potential issues on the upper floor. My first thoughts as I enter were that it was in better condition than I expected it to be. The upstairs is comprised of 2 main rooms connected with a window cutout. I assume for access to the natural light coming in from the window. Next to these rooms, a bathroom on the front and a storage on the back. Again, this wall seems non-load-bearing and could be removed. Taking a closer look at the opposite wall, we catch a glimpse of the fissure that Angelo was describing as a simple intervention. In realtà sembra molto grande come casetta, confronta a quella prima. Sì, è molto più grande rispetto a quella. Quelle siamo intorno ai 50-60, queste 70-75 metri, insomma. So this is a really cool option. As far as having a lot of space compared to the previous example, 60-70 square meters, between 7 to 10,000. I mean, I think it's funny when we do, like, we say 10 and then we say it's negotiable down to 7. Well, we just say 7 then, you know. But that's how it is here in Italy. And there are 2 entrances, so you could keep it separate or you could keep it, you could take advantage and unify everything. Doing the separate entrances gives you the opportunity to rent them out to separate people if you establish it the right, in a certain way. So this is a really, really cool option. Very close to a little piazza, and we're right here in the historical center. Qui c'è un'altra casa, 2 case che sono in vendita, escluso il piano terra, il 43 e il 37, e sarebbe 41 e 39, puoi andare in su con l'altra parte, in fondo. E più la mansarda sopra. Questo. Sì, è in vendita tutto insieme, diciamo tutta la parte di sopra, escluso la parte di sotto. Sì. Quanto sarebbe? Queste 25 trattabili. Come, diciamo, com'è dentro? Com'è abitabile? Già si... Più o meno, sì. Sì, è quasi finito. Serve un po' una messa a punto degli impianti. Importante capire il sistema. Dio, non c'è nessuno. Sì, diciamo, normalmente di giorno stanno tutti a lavorare, come diceva, quindi il pomeriggio che si anima un po', ma più che altro ci sono i luoghi di aggregazione, diciamo, abbiamo
Se vuoi avere gente, si va in piazza oppure si sta ai bar, diciamo, vicino alle zone di aggregazione. Ogni tanto compare una bella signora, una bella signorina. No, stavo proprio dicendo, non c'è nessuno, però dico ogni tanto compare qualche bella signorina, qualche bella signora e quindi ci avete una bella giornata. Buona giornata. Ciao, buone cose, ciao Giuseppe. Ciao. Se tu dici che non c'è nessuno. Brava, grazie. A te piace questo stile qua, quando la fuga più esterna che no, l'interno? Neanche no. Io. Mi piace così. Questo intervento è stato fatto con delle malte, diciamo, non specifiche per fugare. Invece qui è bellissimo, c'è un bel lavoro. Sembra nuova la porta. Sempre una casa storica. Sì, è tutto messo a nuovo. At this point, we enter property, well, I guess this is number 4. It's a superior home that is move-in ready to a certain, well, you'll see, it's pretty much full of everything you'll need. Due to this, it begs a higher price point, but nothing to get scared about. Upon entering, we immediately find a living room, kitchen area, and then later we pass through the living room to another kind of living zone, which has a bedroom, bathroom, and an access to an attic space that is currently being used as a bedroom as well. There are so many opportunities to modify as you desire this area, and there are some beautiful views out each of the back windows. The walls dividing the living space and the bedroom and bathroom in the back are not a principal wall from what I was told, but you'll want to talk to Angelo about making any kind of adjustments. Qui io farei su un abbaino tipo come avevo lo studio e realizzare un balconcino, perché la veduta è favolosa, sì, è bello. Quello che sto dicendo io sono tutte cose fattibili, okay. Nel senso che se noi vogliamo realizzare un terrazzo qui, realizziamo un terrazzo a tasca, mm-hmm. Ok, nell'ambito del tetto, mm-hmm. Quindi abbiamo una porzione di tetto laterale, un'altra porzione di tetto laterale, in mezzo questo terrazzo a tasca, davanti un po' di tetto anche, quindi e abbiamo inserito nel tetto questo terrazzo. Quindi questo ci è permesso tramite regolamento nel centro storico, ok? La cosa che non si può fare certamente è demolire completamente un fabbricato di questo e rifarlo. This is a really good option for anyone looking to do a smaller renovation project, even though you're free to do whatever you'd want. Approximately 26,000-27,000 euro. Next, we move across the city towards the tower, which is actually closer to most of the area people will find themselves in the piazza to socialize. We enter in and we find another property that looks pretty much habitable. He already mentioned that we could uncover the ceiling and see if it's something that's worthy of being looked at from a stone perspective. Bella da scoprire, da tenere a vista. Questo muretto è un muretto di divisione e quindi non portante, può essere tolto, quindi fare un open space, quindi un unico ambiente giorno. Quindi la scalinata che gira così, smonta in questo senso, prosegue per andare su con la scala, mm-hmm. Oppure entra nell'ambiente. Questo piccolo, cosa farei? Qui un ripostiglio e qui realizzare un'altra bucatura, quindi dove accediamo alla zona cucina, sì. C'è una piccola butolina, c'è giusto una fossa, c'è un piccolo ripostiglio a 2 metri quadrati. Ecco qua, giusto? Ah, ho capito, sì. Quindi questa zona qua, bagno, la comporta scrigno, sì, fin qua il bagno. Invece in questa nicchia, aprire tutta la nicchia qui, okay. E avere una zona cottura per mettere, diciamo, l'indispensabile per la cucina. Questa è acqua, no? Sì, acqua e radiatori. Ti apri? Sì, qui si esce sull'altra stradina, via le Grazie. Via le Grazie. Ok. Mi fa ricordare la casa del mio nonno. Camera, sì. Qui un vano guardaroba. Il spazio
Quanto metri quadri? Qui è 23-24 metri, è molto, molto spazioso questa camera. Qui potremmo fare un balcone invece della finestra, diciamo sarebbe bello avere ancora più luce, già ce n'è tanta. Di fronte ci abbiamo, sembra la torre. I vicini di casa non lamentano? C'è, non lamenteranno? No, noi abbiamo l'aggetto sul luogo pubblico in questo caso. Sì, sopra c'è diciamo, la parte, sempre il sottotetto non praticabile, ma soltanto funzionale ai fini termici. Qui abbiamo un'altra camera con doppia finestra, sempre molto illuminato. È bello avere i due lati scoperti. Certo, certo. Molto più luminoso. Sì. Thanks for checking out these properties, these superior homes in Vickery. The next video I'm going to do about this subject will be a comparison about the one-year homes and the superior homes, much like I did with Musumeli, where I share which option I would purchase if I was to either go one-year or superior. See you next time.